Allora, ce l'abbiamo qui ragazzi, l'assessore allo sport del Comune di Ascoli Piceno, che noi ringraziamo, Leandro ci ha conosciuto l'altra volta, fine febbraio, inizio marzo, ricordo qualcosa. Noi ringraziamo sempre come federazione che ci ospitano sempre qui ad Ascoli, ringraziamo loro e la società sportiva Piceno Non Vedente. Ci fa un saluto all'assessore, grazie. Io do un benvenuto a tutte le squadre che oggi stanno affrontando queste ultime partite di campionato e auguro a coloro che domani saliranno di categoria la migliore sorte per affrontare poi la Serie A nel prossimo anno, quindi gli faremo un grande in bocca al lupo, e per chi non dovesse avercela fatta quest'anno chiaramente la voglia di riprovarci come sempre nello sport. Noi abbiamo avuto circa 20 giorni fa la visita del Ministro dello Sport qui ad Ascoli, perché siamo diventati Ascoli Città Europea dello Sport 2025, è stato con noi tutta una giornata e ha avuto modo di essere vicino alla Picena Non Vedenti, e lui faceva notare proprio, e devo dire che l'ho fatta mia, come in ogni caso lo sport ti permette nella vita di crearti quella cultura di capacità di reagire, di rialzarti davanti alle situazioni. Credo che voi sotto questo profilo siete l'esempio maggiore, quindi complimenti da parte mia, e soprattutto ogni volta più vedo le partite più mi appassiono, quindi voglio dire grazie a voi di poter creare ancora queste emozioni. Chiaramente noi siamo un po' di parte, quindi faremo il tifo per la Picena Non Vedenti, ma sempre col giusto equilibrio. Grazie assessore, adesso passo un attimo la parola a Marco Pergallino, il presidente. No, io come ho detto prima mi limito semplicemente a ribadire il ringraziamento all'amministrazione comunale, e credo che il nostro contributo della Picena Non Vedenti, ma anche delle altre realtà paralimpiche cittadine, sia stato importante per la determinazione poi del riconoscimento di Città Europea dello Sport 2025. Quindi insomma Ascoli da questo punto di vista è un fiore all'occhiello, e devo dire che insomma noi facciamo il nostro insieme ad altre realtà come la nostra, appunto il Borgo Solestà, i Mirmito di Vicenza, i ragazzi che fanno hockey in carrozzina, il calcio integrato, quindi devo dire che Ascoli è una città, pur essendo piccola, riesce insomma tramite anche lo sport paralimpico ad esprimere proprio il potenziale. Quindi, grazie all'amministrazione e di nuovo in bocca al lupo a tutti voi. Grazie. Saluto anche da parte mia, salutiamo il sindaco Marco Fioravanti, sì. Come si dice a scuola, assente giustificato, e saluto anche Massimiliano Brugni, anche lui impegnato con le prossime elezioni politiche. E però un piccolo aneddoto, due secondi, l'assessore allo sport nel 2009, se non ricordo male, è stato il primo assessore allo sport a credere in questa attività che ancora tutt'oggi ci meraviglia, ci dona, tra virgolette, questo splendido palazzetto. Grazie Rico, grazie all'amministrazione comunale, grazie al sindaco Marco Fioravanti, grazie a Massimiliano Brugni. Buon proseguimento. Luca Savoiardi, il Comitato Italiano Paralimpico. Sì, sta qua. Luca sta qua. Ciao. Diamo la parola un attimo a Luca. Scusate, non l'ho visto, perché oggi viene poco. Grazie Antonio. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, io vengo sempre con piacere ad Ascoli, perché questa è una realtà, una forte realtà predominante, quindi che naturalmente, come diceva prima chi mi ha preceduto, tutto questo è stato creato e si è evoluto senz'altro per la bravura e la competenza di chi opera all'interno della società, ma anche, io dico, come è stato detto poc'anzi, anche dalla vicinanza dell'amministrazione comunale in tutti questi anni. E se me lo consentite, hanno tirato in ballo l'assessore, ma l'assessore secondo me riveste appieno il ruolo che lui svolge, perché come competenze, come diciamo
oltre che competenze e esperienza nel campo sportivo, essendo un ex sportivo, e quindi diciamo che impersonifica pieno quello che io penso, che le persone vanno messe giuste, vanno messe al posto giusto, in base alle proprie competenze. Quindi termino augurando a tutti un buon soggiorno qui nella scuola. Naturalmente portate con voi questa immagine del territorio marchigiano, fatene promozione, perché anche a questo noi serviamo come sport. E poi non dimenticate mai, come io dico, che voi sportivi paralimpici avete un grande oneroso fardello sopra le spalle, permettetemi di dire, che è quello di contaminare la società odierna dando una visione positiva della disabilità attraverso lo sport. Grazie. Grazie ancora. Grazie a voi.